Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, eccoci qua, dobbiamo iniziare febbraio. Subito dopo il calciomercato, quindi fra l'altro ci sono anche le smanie di provare due nuovi acquisti, ovvero Icardi e Sanchez, quindi abbiamo preso giocatori riguardanti i settori attacco e centrocampo, vabbè lo dico per chi non se lo ricordasse. E niente, bisogna partire però con una partita di FK, una partita di Coppa, quindi come è successo fino adesso la simulo, almeno per ora mi sento di simulare le partite di Coppa, perché ho fiducia nella mia squadra e credo che possiamo vincere pur non giocandola. Guardiamo un po', vedete come ci rimango male, eh. Allora, Eriksen, 1-0, buono. Dybala, perfetto. Simulo, Pigio. 3-0, buono, Dembélé. Ora, sinceramente, non so se c'è un'altra. Cioè, se questa era l'andata, quindi c'è un ritorno. A regola no, che io sappia, pare che l'FK sia una partita secca. Infatti, a quanto pare. Sì, è così. È così, infatti. Bene, bene, bene. Non è che ci abbiamo giocato in precedenza, no, nemmeno. Sto guardando, magari. No, bene così. Detto questo, niente, andiamo a fare la seconda partita, che in realtà sarà la prima vera partita giocata. Bene, eccoci qua. Giochiamo in trasferta contro il Middlesbrough. Tra le volte ho dei problemi a pronunciarlo. Comunque, per le maglie, no, io direi usare questa per essere sicuri che ci sia più differenza. Per quanto riguarda la formazione, visto che Ta non è al piano della forma, perlomeno della resistenza, quindi metto Zuma. Ok, vai, iniziamo così. Battono il calcio di inizio gli avversari, giochiamo in notturna e la partita inizia. Dai bimbi, cerchiamo di iniziare al meglio, chiaramente, il video, ma anche il mese di febbraio, per quanto riguarda il campionato, chiaramente. Attenzione! Donnarumma, non la fa entrare. Comunque, prima azione della partita al 30esimo. Per ora è una partita abbastanza noiosa. Vai Cardi, prova il tiro, no, brutto, brutto, tiraccio. Vai Eriksen, no, peccato, boh, avevate fatto una bella osa te Cardi, poi ti sei perso nel tiro, peccato. Attenzione, meno male, fuori. Finisce con questo, boh, se si può definire tiro, il primo tempo. Niente, bisognerebbe un po' svegliarci perché comunque riusciamo poche volte a tirare, non tanto ad arrivare nella parte difensiva avversaria, però non tiriamo proprio, dovremmo un po' tirare e quando tiriamo bisognerebbe cercare di beccare la porta, ma soprattutto di far gol. Vabbè, detto questo iniziamo il secondo tempo. Vai Dybalino, vai! Passa nel mezzo! No! Vabbè, è successo un casino. Siamo riusciti a tirare, ma purtroppo la tre l'ha parata. Bella palla! Vai Dembélé! Dembélé! 1-0, la sblocca lui! E andiamo, dopo 66 minuti a quanto pare. Ale, via, meno male, dai. Il gol era un po' nell'aria, perché negli ultimi minuti siamo arrivati un po' di volte nella, appunto, nella zona difensiva avversaria, quindi il gol è un po' meritato. Via, cerchiamo di tenere il vantaggio, al massimo allunghiamolo. Cambio, vero che non manca tantissimo, però voglio fare qualche cambio. Allora, faccio così perché Cardi lo vedo parecchio stanco e è una cosa che mi preoccupa, perché non vorrei che avesse poca resistenza in sé per sé come caratteristica. Vabbè, comunque leviamo Cardi per mettere Bailey, poi avete visto gli spostamenti, poi levo Sanchez per mettere Bowser. E poi levo Dybala per mettere Rashford. Vai. No, no, no. Meno male. Quando è così di solito almeno io vado sempre a prendere il gol quasi. È andata bene, vai. Eccolo lì. Sono stato zitto perché non volevo. Anzi, non volevo. Sinceramente ero concentrato. Non volevo dire niente. Ero concentrato a cercare di chiudere la partita. E direi di sì. Embolò. All'88esimo, la chiude. Diciamo, zotta difensiva avversaria. Che hanno perso palla lì.
non mi ricordo chi ha recuperato palla, comunque. Bene così. E andiamo, via, 2-0. Un'altra vittoria in generale e comunque prima vittoria giocata del video. Bene così, bene bene bene, sono contento perché comunque il Middlesbrough non è una squadra, diciamo, almeno quando gioco contro non è una squadra così semplice da battere, ecco. Invece ce l'abbiamo fatta tranquillamente, bravi bimbi. Terza partita del video, dopo pochi giorni, se non sbaglio sono passati 3 o 4 giorni al massimo. Giochiamo sempre in trasferta contro il Crystal Palace. Vediamo un po' come andrà stavolta. Allora, quanto riguarda le maglie, stavolta no, torna la magica maglia bianca e viola brutta. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Allora, ma farei riposare Cardi per mettere Rashford, così come Dembélé per mettere Bailey. Poi credo che per ora vada bene così. Vai, iniziamo intanto così. Stavolta il calcio inizio lo battiamo noi e la partita inizia. Ecco, cioè per quanto riguarda l'orario, c'è cioè, quel tramontino, se è un tramontino brutto che a me non piace, perché veramente quando giochi nella parte in cui c'è l'ombra è veramente troppo scuro. Attenzione, subito così Rashford, però niente. Vabbè, bene, giochiamo e stiamo zitti. Attenzione, meno male, palo. No, però perché ne ha ridata fuori? Occhio il danno lì. Comunque c'è andata stra bene. Si è un po' dormita in difesa. Bella roba. Vai Bailey, tira. Ciccio Bailey non va di poco al lato. Attenzione. Non l'ha presa. L'ha presa in un modo strano, comunque. Cioè, poi il movimento del pallone poi andando a cascata in terra ha fatto un movimento strano. Vabbè, però l'importante come sempre è che non l'abbia fatto entrare. Ancora Donnarumma. Sanchez, mamma mia! Mamma mia! Finisce così il primo tempo, 0-0, un'altra volta. Però a differenza dell'altro primo tempo, quello della partita precedente, sicuramente questo è stato più divertente, ci sono state molte più occasioni, ecco. Vabbè, vediamo se la storia si ripete, ovvero che nel secondo tempo riusciamo poi a vincere la partita. Vediamo un po'. Attenzione! Mamma mia, Donnarumma. Bene, meno male. Ma ci è andata bene perché Benteke l'ha tirata centrale. La tirava angolata, non so se Donnarumma la poteva prendere. Vai Rashford, peccato di... Dio buono, peccato di... Vabbè, già tanto che l'abbia presa. A volte la prende, nemmeno la prende il portiere prima. Attenzione! No! Mamma mia cosa sta per succedere. Manca più nel Crystal Palace, stava per far gol all'ultimo. Sarebbe stato veramente... Anzi, una beffa. Finisce così, 0-0. Purtroppo la storia non si è ripetuta. Diciamo che... Boh, proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Perché diciamo che meno male abbiamo pareggiato, perché alla fine potevamo prendere il gol, ecco. Però sinceramente mi scoccia un po' perché le possibilità di far gol c'erano, però non siamo stati in grado di farlo. Tra l'altro mi sono scordato anche di fare cambi, oltretutto. Altra partita, ancora una volta giochiamo in trasferta. Mamma mia, le tre partite fuori casa. Non si sa come mai, visto il classico FIFA che fa calendari, passatemi il termine, alla cazzo di cane. E niente, giochiamo contro il West Ham. Vediamo un po'. Io metterei Zoom al posto di Ta, perché comunque... scusate, c'è di già. No, non ci ho fatto caso, se la porta. Comunque, anzi, la farei così. Vi spiego il perché di tutto questo. Anzi, tutto questo, dell'eventuale turnover che vorrei fare. Praticamente, dopo poche giornate ci sarà la prima partita di Champions League dopo gironi, ecco. Quindi dovrebbe arrivarci con parecchi giocatori importanti disponibili, ecco. Vabbè, alla fine ho fatto poi tour 9 perché i giocatori tanto sono questi. Niente, iniziamo la partita e speriamo che non succeda niente di grave, ecco. Addirittura stavolta sotto la neve giochiamo. Si è provato, anzi, per ora ogni partita c'è un tempo diverso. Comunque. Abbiamo fatto il calcio inizio noi e chiaramente, come dico sempre, la partita è iniziata. Dai, bimbini, dai, dai.
Vai! Non ci credo. Cosa si è mangiato? Ancora Icardi. Non becca la porta. Cioè la becca ma all'esterno. Attenzione Dybala. Bella. Bella punizione. Attenzione, mamma mia. Prendila, prendila Gigio. Bravo Gigio. Sarebbe stato il colmo, eh. Abbiamo avuto 20 minuti 170 così noi e loro una volta in porta. Deve essere fatto veramente ingiusto. Vai Dembélé. Ma di. Vai Dembélé. Vai. No, Maremma cane dai. Ma per davvero, eh. Sai che finché si scherza. Però ora sta diventando un po' noiosa la cosa di non riuscire a far gol mai. Vai Cardi. Oh, finalmente. Ma è fuori gioco. Porca miseria, che palle. Non c'è verso di sbloccare la partita. Via, finisce 0-0 il primo tempo. Però è inutile che vi dica tutte le cose. L'avete viste? Vabbè, addio. Si sono presi a pallonati, ma non si è fatto nemmeno un gol. Va bene, iniziamo al secondo tempo. Addio! Mamma mia! Mamma mia, Lanzini sta per far gol. Vai Eriksen! Oh, finalmente! Tra l'altro con un gran gol! Eriksen la sblocca! 57esimo! Boiade! Fatemelo dire! Boiade! Boiade! Cambio! Vediamo un po' chi è veramente stanco. O perlomeno, secondo me chi è il caso di cambiare. Allora, ecco, vedi, passo subito per bugiardo. Dybala che se non è stanchissimo, lo voglio togliere per farlo respirare. Il motivo lo sapete, ve l'ho detto prima dell'inizio della partita. Per mettere Rashford. Poi metto Sanchez al posto di Basuer, perché comunque Basuer è stanco. E poi faccio così. Lac. Allora, cari, tutto da solo. Peccato, io sono stato zitto, non diciamo nulla, poi però devo dire qualcosa al momento del tiro. Peccato. A Bellerin, belli, che bei tiri. Attenzione! Meno male. Bene, 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 ci è andato. Chiudi la carta. Eccolo lì, gran gol, veramente gran gol. 2-0. Primo gol di Cardi con la maglia del Newcastle, o mi pare, almeno giocato, però non mi ricordo la partita di Coppa. Comunque, la chiude così e andiamo. Finisce proprio così, appunto, gol di Cardi, poi hanno battuto e l'arbitro ha fischiato alla fine. Bene, bene, bene. Un'altra vittoria, anche se in realtà quella di prima è stato un pareggio, però diciamo che è un'altra vittoria in generale, ecco. Solo dopo 3 giorni, come vi avevo annunciato prima di iniziare la partita precedente, eccoci qua. Torniamo a giocare in Champions League, però dobbiamo giocare gli ottavi. Quindi, giochiamo contro il Mönchengladbach, a quanto pare, come si vede, come si sta vedendo tutti, diciamo, i sorteggi hanno fatto sì che noi, come avversario, giochiamo contro loro. Quindi niente, speriamo bene. Premetto questa rimaglia. No, scherzo. Metto questa, vai, ok. Niente, cerchiamo di, chiaramente vabbè, vincere. Però calcolando che c'è un'andata e un ritorno, cerchiamo di far sì, chiaramente se possibile, di vincere in modo tale, con un distacco tale, da uno scarto tale da poter giocare il ritorno con serenità. Da vedere si perde 27-0. Vabbè. No, se si dovesse vincere, speriamo di vincere con, diciamo, un bello scarto, ecco. Vabbè, basta parlare, che fra l'altro sono anche lento perché non mi vengono le parole in mente. Giochiamo, stiamo zitti. Giochiamo chiaramente in notturna, battiamo il calcio inizio noi e indovinate un po', anche stavolta giochiamo fuori casa. Cioè ragazzi, tutte le partite, compresa anche quella lì di FA Cup, l'abbiamo giocata fuori casa. Un giorno forse torneremo, eh? Forse, a giocare in casa. Chi lo sa. Attenzione! Mamma mia! Prima occasione della partita, al 32esimo del, per il Mönchengladbach. Bella roba Icardi! Vai Ciccio! Guarda Dybala! Buttala dentro! No! No! Cosa si è mangiato Dybala?
Finisce così il primo tempo, 0-0. Diciamo che si è un po' animata la partita verso il finale, dal 30esimo in poi. Vabbè, via, guardiamo un po' come andrà il secondo tempo. No! Vabbè, meno male. No, per un momento pensavo fosse dentro, ho detto no, hanno fatto gol. Invece ci è andata clamorosamente, passatemi il termine, di culo. Per ora, poi vediamo un po'. Vabbè, comunque si spera che non succeda niente. No, via, meno male. Te in mezzo, Dybala. Vai, Cardi. Messo un crossaccio, Dybala. Fatto un crossaccio. Cambio. Allora, vediamo un po' cosa si può fare. Ah, così, me la voglio giocare così. Guardate, Vai. Subito Rashford. Mamma mia. Appena entrato, ha rischiato di far gol. Finisce così, 0-0. All'inizio avevo detto, ma speriamo di vincere, speriamo di non perdere. Si è pareggiato, quindi ci accontentiamo, no? In realtà, sinceramente, avrei preferito comunque vincere. In primis perché comunque fa sempre comodo e poi perché comunque giochiamo fuori casa. Quindi, sapete, no? Il discorso per quanto riguarda le coppe e gol trasferta, quanto possono valere, ecco. Comunque, è andata così. Meno male però, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, non abbiamo perso. Allora, questa è l'ultima partita di febbraio. È di coppa, e uno dice, di coppa te la sempre simulata. È vero. E ho anche detto che quando, non so, se avevo intenzione di vincere la coppa, se magari ritenevo la partita tale da dover essere giocata, la giocavo. E quindi ci dico, contro United la vorrei giocare? Sinceramente no. Perché dico questo? Perché si gioca in casa. E io ho fiducia nella mia squadra. Quindi io opto per simulare la partita. Provo a simularla. Vediamo un po' cosa accadrà. Speriamo bene, Dembélé, attenzione, 1-0. Poi il regolo dovrebbe essere secca, mi pare. Poi se nel caso guardo per sicurezza. Però fare, non c'è un ritorno, quindi se dovessimo vincere dovremmo passare. 2-0 Eriksen, perfetto. Bravi, lo sapevo, mi sono fidato. Andiamo un po', ma Picio. Vai, 2-0. La regola dovremmo essere passati. Eventualmente poi, se nel caso, nel prossimo mese ci sarà il ritorno, ma non credo. Quindi niente, vedremo. Però momentaneamente se noi siamo passati. Non ci voglio rede, mi si è rotto per 3 mesi Sanchez. Cioè l'ho preso un mese fa, mi si è rotto 3 mesi. Questo c'è scritto. Vabbè, comunque, si è sbriciolato. Maledetta la miseria. Oi oide. Comunque, siamo arrivati qua. Siamo arrivati a domenica 3 marzo 2019. Quindi, allora, come sempre il video finisce. Perché è finito il mese, inizia un altro, quindi il video finisce qua. E poi, come vedete la scritta in basso a destra, ecco, è andata via. Qua. La prossima è una finale di coppa. E io sinceramente questa sì, questa credo proprio di giocarla. E niente, quindi inizieremo a bomba il prossimo video. E poi volevo far vedere una cosa. Che innanzitutto sembrerebbe non esserci più la partita di coppa con Manchester. Quindi direi che siamo passati. E poi voglio far vedere che a livello di partite giocate, perché questa sono in dubbio, penso di giocarla. Non lo so, a regola sì. Perché comunque è una finale contro l'Arsenal. Comunque a livello di partite giocate ce ne sono 4. Poi c'è un voto abnorme. Al contrario di qua, che in realtà ce ne sono ben 7. Quindi non so se fare, che ne so, 6 partite di qua e poi 5. Che poi sicuramente se dovessimo passare qua non saranno 5. Ci sta che poi capita anche qui, non so come funziona poi il livello di Champions, dove andranno le partite. Comunque, se le cose dovessero rimanere così, ci sta che dividerò il video in, diciamo, il video. Sì, il prossimo video sarà marzo e la prima parte di aprile. E poi l'altro chiaramente sarà la seconda parte di aprile. Comunque, per ora, no, ci tenevo a dire questo. E poi farvi vedere il discorso di FA Cup con Manchester. Via. Detto questo, niente, non parlo più.
perché veramente ho detto anche troppo. E niente, c'ho veramente, sono carico per giocare la prossima partita perché è una finale, indipendentemente di che finale sia, pur sempre una finale, quindi è pur sempre importante. E niente, mi girano i coglioni sinceramente per l'infortunio di Sanchez, perché mi piaceva, come vi dissi già quando l'ho presi, come gioca, e non ci voleva, fra l'altro 3 mesi, quindi stagione finita, credo. Forse non so se ce la farò per l'ultima partita, ma non penso. Boh, vabbè. Vi ho detto questo, niente, arrivo alle conclusioni e quindi, come sempre, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Beh ragazzi, vi aspetto al prossimo video nel quale appunto partiremo subito a bomba con una bella finale. Ciao!